Un saluto davvero Gibardo e da Stefano Nava, pronti a raccontarvi quello che succederà oggi in campo in una sfida che può essere bellissima. È un benvenuto anche da parte mia. La Sampa è riuscita nell'impresa di vincere il primo e finora unico scudetto nella stagione 90-91. In quella seguente fu protagonista della sfortunata finale di Coppa dei Campioni di Wembley contro il Barcellona, persa 1-0 ai supplementari. Koeman su punizione. Comincia così la partita. Condogbia. Parte il tiro e il portiere ferma questo bolide. Murillo. Condogbia. Prova a rubargli il pallone. C'è il vantaggio, spazio per il cross. Bravo l'arbitro qui, ha aspettato di vedere se ci fosse il vantaggio e poi ha fischiato. Palla verso il compagno. Occhio al tiro. Attenzione! Rete! Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. João Jesus. Riesce a star su. Si continua. C'è il vantaggio. Avanza, cerca il movimento dei compagni. Prova. Il difensore è un muro su questo tiro. Muriel. Ha spazio per tirare, non trattiene, attenzione. Condogbia. Icardi. Splendida la giocata. Cerca la rete. Si avvicina all'area. Buono l'intervento sulla fascia. Condogbia. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Eder. Condogbia. João Jesus. C'è il movimento senza palla. Occhio al tiro. Straordinario riflesso. Una grande conclusione. Sarà calcio d'angolo per l'Inter.
Grande numero! Fantastico! Arrivano i compagni a dargli una mano. Mourinho. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Occhio, cerca l'area di rigore. Si fa spazio. Ha spazio, prova, non trova lo specchio della porta. E quando si colpisce male è così. Icardi, salgono i compagni. Si contendono il controllo del pallone. Prova la botta, palo, attenzione però, è ancora buona. Grande intervento, sventa il pericolo. Icardi prova a sorprenderlo, palla respinta dal difensore. Soriano Eder Muriel hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Kondogbia Icardi. Ecco il tiro. Bravi qui a bloccare tutto. Juan Jesus. Icardi. Kondogbia. Attenzione, la parata del portiere che non si lascia sorprendere. Occasione dalla bandierina per l'Inter. Buona chiusura sul tocco profondo. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Eder. C'è spazio per andare. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Non c'è molto da dire su questa prima frazione di gioco, Stefano. Sono un po' deluso. Effettivamente le squadre hanno combinato poco o nulla. Prima frazione con l'Inter avanti, vedremo se conserverà questo vantaggio nella ripresa. Kondogbia. Cerca un angolo di passaggio. Attenzione al tiro. Palla fuori. Non era al suo piede, Stef. No, è vero. Non ha potuto tirare come avrebbe voluto. Buono il suggerimento. Eder. E possono ripartire.
Fanno girare benissimo il pallone. Occhio al tiro, non trova stavolta il gol. E questa volta ha tirato male. Allenatore che decide dunque di operare una doppia sostituzione. Avanza, cerca il movimento dei compagni. Contrasto ruvido, vigoroso. C'è la sovrapposizione sul lato di destra. La gira bene. Occhio alle sovrapposizioni. C'è spazio per il cross. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Attentissimo, situazione che era complicata. Condobbia. Prova, in porta, gran botta. Ma che parata. Condobbia. Spazio per il cross. Occhio al tiro, ha fallito l'occasione della doppietta. E questa era proprio una grandissima opportunità. Possono ripartire. Eder. Palla vagante adesso. Parte il tiro. Palla che termina là. E nessun pericolo per il portiere. Cerca la rete. Palla che finisce sul fondo. Bisogna registrare il piede. Condobbia. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Occhio al suo movimento. Sicuro l'intervento del portiere. Ottimo controllo. Prova e c'è il gol dell'Inter. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Soriano. Condobbia. Condobbia. Se ne va in progressione. Può crossare. Supera il difensore.
Occhio al movimento dei compagni. Ecco il tiro e il portiere para il tuffo. Hanno provato a sfondare per via centrale. Calcio di punizione, può essere l'ultima opportunità. Battono subito, cercano la sorpresa. C'è grande pressione su di lui. Condoppia. Ed ecco il fischio dell'arbitro, finisce così, 2-0. Anche se è soltanto un amichevole, ma credo che questa vittoria potrà servire al morale. Certamente sì, vincere fa sempre bene. È davvero tutto dunque il saluto da parte di Piero Gepardo e Stefano Nava.